Hai una scheda ricaricabile TIM o Vodafone? Lo sai che dal prossimo 28 aprile cambiano i costi di ricarica e la ricarica torna a essere a pagamento. Ascolta quanto ho da dirti e vedrai che troverai queste informazioni molto utili. TIM e Vodafone si apprestano a introdurre una modifica tariffaria che inciderà notevolmente sulle tue abitudini di ricarica. Siamo tutti abituati al fatto che la ricarica sia completamente gratuita e da diversi anni, da quando è stata introdotta la famosa lenzuolata di liberalizzazioni, che i costi di ricarica sono stati completamente debellati. E adesso però non è più così perché Vodafone e TIM hanno introdotto una variazione tariffaria che, pur presentata sotto la forma di un servizio eccezionale, estremamente utile, di cui non potremo più fare a meno e che ci consentirà di avere grosse comodità, dicono, dall'utilizzo di questo servizio, in realtà è subdolamente una vera e propria introduzione di un costo nascosto, un costo che si applica ogni qualvolta dobbiamo ricaricare la nostra utenza telefonica che è rimasta azzerata del suo credito. In pratica, il nuovo costo viene presentato come un servizio che ci consente, secondo quanto ci dice la comunicazione molto marchettara di TIM e Vodafone, di non rimanere mai con il credito a secco e di continuare a usare il cellulare anche quando di fatto andiamo sotto zero. Questo servizio, ad esempio, TIM lo chiama Sempre Connessi. E in che consiste il sempre connessi? Consiste che quando tu scarichi il credito residuo, anziché ricevere la disattivazione temporanea della possibilità di effettuare messaggi, di inviare messaggi, effettuare chiamate o navigare su internet, adesso il sempre connesso ti consente anche a credito azzerato di continuare a navigare per 2 giorni. Ma attenzione, lo fa senza avvisarti che il tuo credito è esaurito e addebitandoti una somma che è notevole, di 1,80 euro per 2 giorni di navigazione. Poi che cosa succede? E poi succede quello che solitamente siamo già abituati a vedere sulle nostre SIM, cioè la disattivazione temporanea dei servizi, ovvero sia riceviamo un messaggio che ci dice: guarda che per 2 giorni ti ho fatto navigare a caro prezzo e a pagamento e adesso, siccome il credito è esaurito, ti sospendo l'operatività della SIM. Quindi di fatto nulla di diverso che rispetto al passato, perché anche nel passato quando ci si esauriva il credito, noi ricevevamo da TIM la comunicazione della sospensione dei servizi del telefonino, però non costava nulla, ricevevamo il messaggio, ok, ne prendevamo atto e ricaricavamo la SIM. Adesso invece il messaggio non lo riceviamo più. Riceviamo per 2 giorni la possibilità di continuare a navigare, ma non è una possibilità di continuare a navigare, è di fatto una tassa che paghiamo sulla prossima ricarica. E poi dopo 2 giorni riceviamo lo stesso messaggio a cui siamo abituati, operatività sospesa finché non ricarichi e ricarichiamo. Quindi qual è la differenza rispetto al passato? Nulla, se non il fatto che per ricevere il messaggio di informazione che la nostra ricarica deve essere effettuata in quanto il credito è esaurito, stavolta paghiamo 2 euro perché dovremo aspettare 2 giorni di navigazione ai costi loro molto esosi, che ci propinano e poi potremo finalmente ricevere il messaggio e ricaricare il telefonino. Quindi si tratta in sostanza di un finto servizio, qualcosa che viene presentato in maniera subdola come un'aggiunta alle tue possibilità di telefonare, ma così non è, e che invece si tratta di un costo nascosto, un costo di ricarica che prima non pagavamo e che adesso paghiamo grazie a questo aumento tariffario. E in effetti la TIM lo sta comunicando a tutti i suoi clienti, anche la Vodafone, a tutti i loro clienti di ricaricabili, stanno comunicando che a fine aprile verrà introdotto questa modifica tariffaria. Che cosa ci consente questa comunicazione? Ci consente perlomeno di sfruttare l'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche che, in caso di variazione tariffaria, consente a tutti noi utenti di approfittare di queste
di queste variazioni per poter recedere dal contratto, quindi far cessare il contratto, mandare la disdetta all'operatore e passare a un nuovo operatore senza penali o costi di disattivazione che altrimenti pagheremmo nel caso in cui decidessimo di recedere dal contratto. Quindi approfittiamone. E per chi aspetta il momento giusto per lasciare il proprio operatore, magari per passare un altro che non ha questi costi nascosti, subdoli di ricarica, approfittiamo di questo messaggio per cambiare operatore. Come difendersi da questo costo nascosto? Non ci sono trucchi, l'unico è prendere la buona vecchia agendina e segnarsi il giorno in cui scade la promozione, il giorno in cui dovremo ricaricare il credito, perché se il credito scende sotto zero, inevitabilmente la TIM e la Vodafone ci addebiteranno quei costi. Usiamo l'app calendario del nostro dispositivo per settare un evento ricorrente che alla scadenza, ogni mese, alla scadenza del giorno in cui sappiamo di dover ricaricare il telefonino, squilla e ci permette di ricordarci e di evitare in questo modo questi odiosi costi. Grazie per avermi seguito fin qua e iscriviti al canale per ricevere nuove comunicazioni e aggiornamenti sul mondo dei consumatori e delle truffe su come difendersi. Ciao!